ANFAS Faenza compie 50 anni. Mezzo secolo di attività per l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e o Relazionale. Un sostegno importantissimo, quasi basilare per le famiglie. L'anniversario sarà festeggiato venerdì 22 luglio in Piazza Nenni a partire dalle 21 in compagnia di Maria Pia Timo, che proprio in ANFAS lavorò per 10 anni. Una serata per ripercorrere tutti i traguardi raggiunti e tutti i compagni di viaggio di questi decenni. Un grandissimo traguardo, 50 anni, e per questo evento noi venerdì sera al 22 presso Piazza Nenni avremo con noi un'amica, Maria Pia Timo, che oltre ad ascoltare la nostra storia dei 50 anni ci allieterà con le sue battute e col suo carisma. Come sono stati questi 10 anni in ANFAS? Terribili, terribili, perché continuavo a lavorare in ANFAS facendo 3.000 altre cose, cercando di essere precisa, puntuale, presente. L'ANFAS poi, al di là del fatto che comunque era lavoro, ti smuove un sacco di emozioni, e i bambini, una volta erano bambini, adesso hanno la mia età, quindi sono giovanissimi. Li ho visti crescere, alcuni non ci sono più. I genitori, ho visto degli uomini grandi piangere pensando al dopo di noi, mi commuovo ancora. A quello che sarà stato il futuro dei loro figlioli, che sono stati amati più che quanto io amo mio figlio, forse perché hanno più bisogno di amore. E sono stati anni preziosi con cui sono cresciuta anch'io, ho incontrato delle belle realtà, delle belle persone. Lo spettacolo farà ridere. Ho pensato a questi 50 anni dell'ANFAS, di cui ho fatto soltanto una decina d'anni, non sono così anziana, e quindi un excursus di quello che è stato il mio percorso con loro, di quello che è stato anche il mio percorso, insomma, professionale, mescolato, insomma, uno spettacolo che percorre un po' il tempo, insomma, che è passato e che ha dato i suoi frutti, ecco. Sarà solo una serata di spettacolo o sarà una serata con qualche ospite sul palco? Assolutamente no, la serata è la serata dell'ANFAS, quindi è una celebrazione loro, quindi ci saranno dei video preziosi dell'ANFAS di Faenza, dell'ANFAS nazionale, ci saranno ospiti, autorità, persone all'interno dell'ANFAS che hanno fatto la storia, e poi a coronamento ci sarà un momento corposo, ma che non è il totale della serata, per divertirsi, perché insomma la cosa fondamentale sempre è trovare un sorriso in ogni cosa, e il segreto proprio dell'ANFAS è questo, è riuscire a organizzare attività anche ludiche e ricreative, perché il sorriso e la felicità è un diritto di tutti. Come è cambiata la vita delle famiglie in questi 50 anni? Come era 50 anni fa? Beh, è difficile riassumere 50 anni. Certamente 50 anni fa ancora le persone disabili venivano emarginate, viste come un disagio familiare quasi nascoste. E l'associazione ha avuto la forza di portarle invece al rispetto di tutti, pensando ai diritti come cittadini italiani innanzitutto. La scuola non c'era, ha cominciato con le scuole speciali, poi finalmente abbiamo avuto l'integrazione nella scuola, speriamo anche l'inclusione presto. Abbiamo visto anche fare percorsi di lavoro, abbiamo visto veramente cambiare una società. Però le barriere architettoniche si fa presto a buttarle giù, ma le barriere di cultura e così ci è voluto quasi 50 anni. E poi forse ancora dobbiamo fare della strada. Per dire, a Faenza abbiamo visto veramente crescere nella città tante cose, gli inserimenti, appunto, dicevo, scolastici, abbiamo visto nascere associazioni sportive che fanno sport con persone disabili, non posso dire ragazzi, anche se per noi sono sempre i nostri ragazzi, e associazioni sportive, cooperative. Quindi abbiamo partecipato a tutta questa vita sociale, abbiamo avuto obiettori di coscienza, abbiamo avuto persone mandate dal tribunale dei minori in sospensione di pena. Quello vuol dire che l'immagine della nostra associazione era ben vista dalle istituzioni. Abbiamo avuto anche la parte più allegra, diciamo, abbiamo fatto gite, abbiamo fatto viaggi, questo fra di noi ci ha portato a sentire molto di più il senso di appartenenza, perché ANFAS, io non lo sono più presidente da 4 anni,
però è sempre la mia seconda famiglia. Dopo 50 anni, quali saranno i progetti futuri di ANFAS per i prossimi 50 anni? Beh, intanto vogliamo continuare a portare avanti quelli che già da oltre 25 anni abbiamo in campo, il nostro laboratorio, il faro, i nostri soggiorni estivi e tutte altre attività di riabilitazione, se ci vengono chieste, per le nostre persone con disabilità, anche in età adulta, perché noi maggiormente qui abbiamo dell'età adulta, però se anche entrano bambini che chiedono un servizio, ANFAS si mette in campo e lavora per questo. Ora una grossa sfida è il dopo di noi. Finalmente è nata una legge e ANFAS in primo luogo ha portato avanti un progetto Liberi di Scegliere, un progetto nazionale, Liberi di Scegliere dove e con chi vivere. Già questo ci fa capire che la persona con disabilità è la protagonista del progetto. Noi ora questa è la sfida più importante per il futuro, perché le persone con disabilità hanno diritto di vivere il loro post uscita dalla famiglia, perché i genitori, come sappiamo, non sono eterni e devono assolutamente avere una vita più piacevole per loro. Inoltre possiamo dire che anche attraverso la rete con le altre associazioni si fa sempre qualcosa insieme.